Ad Avellino dal 2005 c'è un vero e proprio staff di psicologi che hanno deciso di lavorare insieme e di offrire quindi tutti insieme maggiori servizi a chi viene qui in via Sottotenente Anna Alcuni. Siamo in pieno centro di Avellino per intenderci. È lo studio di consulenza psicologica che fa capo ai dottori Claudia Marino, Federico Sasso e Vito Pisa. Noi questa sera siamo in compagnia di Claudia Marino, qui alla mia sinistra, e del dottore Federico Sasso. Inizierei proprio da Federico Sasso. Come mai l'idea di uno studio di consulenza psicologica, quindi di un'unione tra professionisti? Beh, l'idea nasce dal 2005, come diceva anche lei. Ci siamo incontrati per caso all'interno di una struttura psichiatrica dove ci siamo trovati lì per fare il tirocinio. Da questo tirocinio è nata l'idea di metterci insieme perché ci siamo trovati bene, sia come modo di pensare, come modo di vedere, ma anche perché avevamo delle professionalità simili. Ma ognuna di noi era più interessata a un campo in particolare e quindi abbiamo pensato di mettere insieme una forza diversa che però potesse convergere sull'aiuto alla persona, insomma. Ecco, Federico, chi si rivolge al vostro studio e per quali tipo di esigenze? Quali sono le esigenze più pressanti, soprattutto in questo periodo? Diciamo che la malattia principalmente che richiede l'intervento in questo periodo è sicuramente l'ansia in generale con tutte le sue sfumature. A rivolgersi a noi sono per lo più le donne. Io mi sento di dire che le donne probabilmente, oltre a essere forse le più colpite dall'ansia, che è un po' il male di questo secolo, sono anche le persone che hanno più coraggio e la voglia di aprirsi e cercare di risolvere un problema. Si fanno un po' carico, diciamo, dei problemi di tutta una situazione che può essere familiare, personale, anche sociale, se vogliamo. Ecco, questo è anche un periodo di crisi, soprattutto lavorativa, quindi da voi si rivolgono anche persone con casi di mancanza di lavoro. Ultimamente, per esempio, proprio l'anno scorso mi aggancio a un'iniziativa che abbiamo fatto da poco tempo. Abbiamo organizzato un convegno proprio grazie al comune di Avellino e alla provincia, che parlava della crisi economica e di cosa lo psicologo poteva fare durante questa crisi. Ovviamente, trovarsi in un periodo di crisi mette l'individuo di fronte a una situazione economica difficile, ma anche da un punto di vista psicologico difficile, perché la persona è costretta a fare delle scelte che molto spesso sono difficili da affrontare. Abbiamo un tenore di vita che poi viene stravolto e questa cosa succede anche come stabilità familiare. Scusi se la interrompo, lo psicologo cosa può fare in Lo questi? psicologo interviene migliorando la capacità della persona ad adattarsi alla crisi, imparando a contare su delle risorse interiori diverse. E non da ultimo praticamente aiuta la persona a mettere insieme le capacità che ha, a trovare una giusta motivazione e magari indirizzarlo verso un nuovo stile di vita, un nuovo lavoro, cose insomma che aiutano poi a recuperare anche dalla crisi. E riuscite ad aiutare di concreto? Avete dei casi di persone che sono riuscite davvero ad andare avanti poi? Il più delle volte ci si riesce perché spesso capita che nella crisi la persona più che vedere le risorse, la possibilità, vede soltanto il negativo e si concentra sul negativo. Lavorando su se stessi ovviamente si riesce a recuperare, anche a cambiare strada, quindi a migliorare. Alcune persone addirittura, nel nostro caso, è capitato che delle persone sono riuscite ad avere un tenore di vita anche superiore rispetto a prima. Poi un altro dei problemi attinenti al mondo del lavoro è il mobbing. So che avete seguito e seguite anche dei casi di mobbing. Noi seguiamo questo settore principalmente grazie a una convenzione che abbiamo sia con la Confartigianato, ma anche perché ultimamente abbiamo attivato uno sportello che risponde proprio a queste problematiche. Perché noi nel nostro studio abbiamo anche un settore che si occupa proprio di psicologia del lavoro e riesce a intervenire in casi come questo, ovviamente dove la situazione lo richiede, anche con l'intervento o in azienda. Se ci viene richiesto da parte di un'azienda oppure da un ente privato o cose di questo tipo, oppure appoggiandoci a un gruppo di avvocati che possono intervenire per far stare meglio la persona.
Prima parlando con la sua collega mi diceva che praticamente sono soprattutto i giovani negli ultimi tempi ad avere maggiori problemi e si rivolgono quindi a voi. Ahimè, si sta anche abbassando un po' l'età in cui i giovani si sentono molto in difficoltà. Il periodo, l'abbiamo detto prima, è particolare e quindi abbiamo la necessità, abbiamo l'obbligo anche morale come psicologi, come psicoterapeuti, a rispondere un po' all'esigenza dei giovani in questa società che cambia. La società va molto veloce, i giovani hanno bisogno di stabilità e in questo momento la stabilità non c'è. E questa è anche un po' la spiegazione a come mai nel nostro secolo le malattie si concentrano più sull'ansia. Se vogliamo, l'ansia è un po' legata più alle prestazioni. I giovani di oggi, ahimè, a volte o sono costretti a delle prestazioni esagerate oppure non hanno nemmeno proprio il modo di potersi confrontare con una situazione. Mentre nei secoli passati, il secolo scorso, se pensiamo a Freud, un po' la figura centrale della psicologia, se vogliamo, le persone e i problemi delle persone erano più legati al potersi esprimere liberamente, il poter ricercare anche una sessualità serena e felice, se vogliamo. Ecco, concludiamo con due vostre iniziative che però meriterebbero una spinta ulteriore. Innanzitutto la linea Amica. Sì. Noi sono praticamente dal 2006 che cerchiamo di essere presenti con le persone sul territorio grazie anche a un numero in cui la risposta telefonica non sia data da dei semplici operatori che rispondono al telefono, ma da psicologi o professionisti del settore che possano dare un sostegno adeguato anche in anonimo alle persone che ritengono di doverci chiamare. Le dicevo che noi stiamo inseguendo questo progetto e questo sogno allo stesso tempo da un po' di anni, perché al momento questa linea amica, devo essere sincero, è una linea a pagamento, quindi non tutte le persone possono rivolgersi a questo e noi stiamo cercando di trasformarla in un servizio, gratuito con un numero verde, con l'istituzione di un numero verde. Ovviamente, devo dire che molte sono le persone che si rivolgono a questa linea amica, nonostante sia ancora a pagamento, proprio perché le persone hanno spesso una difficoltà a confrontarsi realmente, anche se poi per dare un aiuto concreto, per risolvere davvero i problemi, c'è bisogno di rivolgersi di persona a qualcuno, di avere il coraggio di cui parlavo prima, di chiedere aiuto. L'ultima cosa, diciamo, un altro cruccio, tra virgolette, la settimana della prevenzione psicologica, iniziativa che avete lanciato voi in Irpinia, in provincia di Avellino. Sì, sulla provincia di Avellino siamo stati i primi a lanciare questa iniziativa. Abbiamo cominciato con una settimana di consulenze psicologiche gratuite. Negli anni questo evento è diventato più grande, si è esteso anche nella provincia di Avellino e all'interno di questa settimana, oltre che con le consulenze gratuite, abbiamo organizzato dei convegni che potessero coinvolgere le persone nelle cose del più quotidiano. Siamo partiti da semplicemente la descrizione di che cos'è la psicologia, che cos'è lo psicologo, che cosa fa, perché a volte è un po' uno sconosciuto, si confondono un po' i settori di intervento. Per passare a temi più concreti, come poteva essere la crisi economica, abbiamo parlato anche dei giovani che si confrontano con la sessualità. Abbiamo parlato di giovani e sport, abbiamo parlato anche di argomenti un po' più complicati come i delitti di Cogne oppure i famosi Erika e Roma, insomma ci La siamo. speranza quindi che questa settimana possa ritornare al più presto anche. In questo momento devo dire sono 2 anni che noi collaboriamo a stretto contatto con l'Ordine degli Psicologi della Regione Campania, che ha istituito una settimana che si chiama Settimana del Benessere. All'interno di questa Settimana del Benessere, tutta la Regione Campania e tutte le province, anche i piccoli comuni, partecipano a questa settimana, dove gli psicologi aprono i loro studi a consulenze gratuite e su ogni comune ci sono varie iniziative, convegni, incontri, gruppi di ascolto. Abbiamo delle date imminenti. Le prossime date dovrebbero essere verso novembre, le date sono ancora incerte. Le posso anticipare che il tema di quest'anno sarà l'autostima, quindi Bene, molto quindi legato. ci rivedremo sicuramente a novembre. Certamente.